Ciao a tutti ragazzi, nuova settimana e finalmente un nuovo veicolo da modificare in GTA Online. Lo so, l'abbiamo comprato anche con il mio secondo account, ieri in live l'abbiamo modificato, ma mi sembra giusto portarvi un video apposta. La Albany Brigham la possiamo acquistare su Sauter San Andrea Super Autos al prezzo di 1.499.000 dollari. Per chi è un vecchietto come me o anche più vecchio si ricorderà di quest'auto nel film Ghostbusters del 1984. Successivamente sono usciti anche cartoni animati e tantissimi altri film. Come in tutti i miei video delle modifiche, vi salto le parti non estetiche, concluse le modifiche, andiamo a fare un piccolo test drive. Ora basta chiacchiere, partiamo con le modifiche e DJ, metti un po' di musica! La nostra Albany Brigham è pronta, dirigiamoci all'aeroporto di Los Santos per fare un piccolo test drive. D'ora in poi la chiamerò Ecto 1 come il film, giusto per comodità. Prima di partire con il test drive vi faccio sentire il clacson. Purtroppo, raga, nessuno dei lampeggianti installabile funziona. Cosa gli costava? Mettere le luci sui lampeggianti. Se ve lo stavate chiedendo, raga, quest'auto è in penna. Ora partiamo col test drive. Test drive abbastanza inutile, credo che non c'è bisogno di una laurea per capire che quest'auto non è veloce, non è la più veloce, non è quella con più accelerazione e neanche la migliore da guidare. Oltretutto, facendo le 10 foto ai fantasmi, sbloccherete questa livrea. Sul mio canale trovate il video con tutte e 10 le posizioni. Torniamo a parlare dell'auto, raga, sarei un deficiente a consigliarvi quest'auto perché, come ho detto prima, non ha velocità, non è performante, è sicuramente un'auto da collezione e sinceramente non ho nient'altro da aggiungere. Se avete soldi da spendere, allora prendetela. Se state cercando un'auto, sicuramente non è questa la prima scelta. Io l'ho voluta comprare anche sul secondo account perché su quello account non ho una macchina di Halloween. Lo so che spendere più di 1,5 milioni per quest'auto sono tanti, ma almeno è un acquisto che ho fatto una volta e poi basta. Come al solito, raga, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, fatemi sapere se conoscevate il film, il cartone animato.
fatemi sapere ogni cosa. Per questo video è tutto, un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazze!